queste sono le voci, naturalmente, qua ve lo dico e qua ve lo nego, mi raccomando. Avvinoco, e come sta nervoso questa stamattina? A che sto? Ci volesse una bella doccia gelata come si fa in domanicoria. Permetti, prego, caro, prego. Ah, basta, basta, sono stanca di tutto e di tutti. Buongiorno, signorina Teresa. Buongiorno, sì, buongiorno. Ma che vi succede, signorina? Non è il caso di agitarsi così. Ah, no? Non è il caso. Io sono una martire, cara signora. La colpa, poi, è sempre di mia sorella Luisa. L'età le fa dare i numeri, poverina. È nervosa per faccende che riguardano lei e se la prende con me. Ma se mi importa un affare che so io, vi lascio a tutti quanti e tanti saluti alla figlia. Scusate il termine, è vero? Sapete come stanno le cose? Loro se ne stanno tutto il giorno a badare agli affari in negozio e in casa devo pensare a tutto io, peggio ad un somaro. Mi si rimprovera persino se dedico un po' di tempo alla mia toilette. Oh, ma sono una donna o non sono una donna? Avrò il diritto ad aggiustarmi un po'. Ma che va aggiustata a fare, signorina? No, voglio dire che state benissimo anche così. Si coalizzano contro di me per farmi innervosire. Stamattina mio cognato si è svegliato, ha detto che desiderava mangiare una bella lasagna. Mia sorella, a chi si è rivolta per farla preparare? A me. E gli ho detto di no, non mi sento bene stamattina. Sono svenuta mentre facevo toilette. Mi sento un fuoco addosso, ho le smanie, non so perché, ma ce l'ho. È la primavera fa questi scherzi. È il caldo, signorina Teresa. Il caldo, è il mio amaro, crudele destino che mi fa sospirare così, altro che caldo. Ma chissà, forse l'ora della felicità sta per arrivare anche per me. Eccomi pronta, finalmente. Scusate, ma questo vestito mi fa impazzire. Fa difetto, è brutto, si vede. No. Gliel'avevo detto alla sarta. Ah, zia Teresa, mamma vi vuole un momento. Andate, andate. Che pazienza. Vergine di Pompei, pensaci tu. Senti, fanciullina, tua madre dice sempre che io sono una buona niente, una funa placeta. Per questo sono rimasta zitella. Che vuole adesso? Che vada in cucina a preparare la lasagna? Ci sia lei in cucina o se la faccia fare da Giuseppina la lasagna? Andiamo, finitela. Siete sempre la solita brontolona. E tu sei una scostumata. Non ti permettere di rispondere a questo modo. Te ne potresti stare un poco più in casa, ad imparare per esempio come si ricama o si cucina, invece d'andartene a passeggio. Ma quando fate così è meglio che non vi rispondo proprio. Ah. Vuoi dire tu stai qua? Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora. Buongiorno. Avete preparato la carne per le polpettine? Non si può fare la lasagna senza metterci le polpettine. Sì, signore, le ho già preparate. Si deve mettere solamente un pochettino di ricotta, qualche pezzettino di salsiccia. Queste cose le sai fare tu molto meglio di me. Per il sugo non ti preoccupare, ci penso io. Si devono tagliare solamente le cipolle, ma io le ho già preparate. Yammatere, fammi questa gentilezza, facci tu dentro la cucina. Mi vuoi dare il tempo pure a me per fare un poco di restaurazione? Qua, se oggi non ci mangiamo la lasagna, mio marito non se leva sto sfizio, non ci fa campare qui. Ma sì, ho capito, vado, vado. Ma prima voglio prendere le mie gocce, perché ho un mal di testa che mi sento scoppiare. Ma allora noi andiamo. Andate, buongiorno. Brave, andate, andate. Eccolo là, lo specchietto per l'allodole. Portati tutti i giovanotti appresso e magari anche in chiesa. Che scandalo, non c'è più rispetto per niente al giorno d'oggi. Vergogna. Ma che faccio di male? Mamma, ma tu la senti a zia Teresa? Per te ci vorrebbe un marito che ti togliesse i grilli che tieni per la testolina e ti mettesse al tuo posto. Così si calmano i ballori. Però sai che ti dico, povero quel disgraziato che ci capiterà con te. Beh, allora noi andiamo. Sì, andate, andate. Scusate, però volevo chiarirvi una cosa. I miei bollori, ammesso che li abbia, vogliono significare gioventù, freschezza, bellezza. Cose queste che voi non avete e non avete avuto mai. Se oltre a essere nevrastenica, siete anche gelosa e invidiosa di tutto e di tutti. Arrivederci. Ma tu l'hai sentita? Che esempio di ragazza ben educata, Quanto dovrei piangere per quella bambina, te ne accorgerai. Mi sacci una cosa sulla mente, Tere, che tu sei diventata insopportabile. Sora mia bella.
fratello, con te ci vuole la pazienza di Giobbe. Ma curati un po' i nervi. Aveva proprio ragione nostro padre, che quando eri ragazzo a te ti chiamava il fiammifero. Tu sei sempre appicciato, eh? Tutto da no poco. Faccia gamba qui e da tutto quanto. Signori, signori, il portiere ha avvisato che sta salendo il barone da noi. Oh, mio Dio, sta salendo? Eh sì, signori. Adesso? E come mai? Che ne faccio? Doveva venire dopo colazione. È solo? Solissimo. Uè, mamma lo Carmen, signori, che faccio? O faccio tra chi? Il momento ha paura. Che vorresti lasciarlo sulle scale? Paura di che, scema? Non farlo aspettare, sbrigati. Vado. Vieni qui. Mettiti un po' in ordine. Sei sempre così disordinata. E saluta come si deve. È un nobile. Non ti scordare l'inchino. L'inchino, sì, sì. Oh, un benedetto uomo. Cambiare programma così all'ultimo momento. E poteva avvertirmi prima, no? Tutta spettinata, mal vestita. E questo abito mi ingrossa. Che figura. Trattite, favorite, ci sta il fusillo. Signori, fare c'è sta chi, lo barone. Entri. Potete andare, Giuseppina. Saluta a voi, avete schiattato i panu. Accomodatevi, chiedo scusa per quella piccola selvaggia. È una povera ignorante, figlia di nostri contadini, gente di campagna, si sa. Ma prego, prego, accomodatevi. Grazie, grazie mia cara, molto gentile. Mio dovere, barone. Oh, via, via, Teresa, se vi date a chiamarmi barone, vi prego, desistete. Ormai ci conosciamo da un po', tra poco sarò qui per chiedere ufficialmente la mano di vostra nipote Claretta per mio nipote Riccardo, e voi seguitate a considerarmi un estraneo, senza pensare che voi sapete molto bene cosa io sento nel fondo del mio cuore per voi. Seguiterete quindi a chiamarmi barone, mia cara, mia diletta, mia deliziosa Teresa, sul dito. Oh, non so, mi farebbe azzardare troppo. Azzardate, azzardate, mia cara, chiamatemi pure per nome. Io sono venuto prima perché ho visto uscire il vostro cognato. Gaetano. E appunto il signor Gaetano. E allora mi sono detto, ecco, la mia bamboletta è sola. Posso finalmente parlare con lei senza che orecchie indiscrete ci ascoltino. Posso finalmente sapere da lei se mi ama quanto io l'amo. Oh, Edoardo. Chiamami così, cane, chiamami Edoardo. Ma che cos'hai? Sei turbata oggi? Sei opaca? Ah. Posso? Prego, prego, accomodiamoci. Grazie. Grazie. Cosa c'è? In verità, non mi aspettavo certe domande che mi riempiono di gioia, di gaudio, è vero, ma tuttavia mi lasciano turbata. E poi stamattina non mi sono sentita bene. Sono svenuta nel mio boudoir mentre mi specchiavo. Sei svenuta mentre ti specchiavi? Se capisci, non è nulla, tesoro mio, non preoccuparti eccessivamente. Sarà un po' di stanchezza, un po' di esaurimento. No, Edoardo, io qui in casa sono la vittima di tutti. Mia sorella mi umilia, mio cognato mi tollera. Perché in fondo sa bene che senza di me la casa non andrebbe avanti. Claretta, non è cattiva, ma è troppo ineducata, ribelle. E solo se sposerà vostro nipote, credo, potrà essere domata e mutare carattere. Ma io spero tanto che questo matrimonio avvenga, mia cara. E perché dubitarne? Si affaccia qualche difficoltà? I miei ne sono onoratissimi, felicissimi. Cosa dunque potrebbe impedirla? Ma di serio veramente nulla. Ma è mio nipote che mi preoccupa. E perché? Non vuole sposarsi? Ma non è che lui non voglia sposarsi, però per la testa delle idee che non mi piacciono affatto. Figurati che lui conserva gelosamente una lettera che la sua povera mamma gli scrisse 10 anni fa, pochi giorni prima di morire. Ebbene? Ebbene, ebbene, questa lettera è per lui come una reliquia, è la guida della sua vita, e se dovesse perderla, dice, ne morirebbe. E cosa c'è scritto in questa lettera? Cose alle quali non dovrebbe dare l'importanza esagerata che vi dà lui, devi sapere, mio piccolo boccino. Non mi toccate! Sono sensibile. Quando saremo sposati tutto prenderete di me, ma ora no,
Non mi toccate. Che sensibilità, tesoro mio. Non ti tocco, non ti tocco. Aspetterò, aspetterò. Ti dicevo dunque che Riccardo è stato educato in collegio molto severamente e quindi la pensa in un modo particolare, ma io mi auguro di riuscire a mutare il suo punto di vista. Ma che bella casa che avete. È una casa antica. A noi piace tenerla sempre a posto, sì, ordinata. Non ha nulla d'aristocratico, però è bella, è bella, ecco, è bella, sì. È davvero ma che vedo. Che bella frutta. Cognato ama tenere la frutta un po' qua e un po' là. Gli piace tanto mangiarne quando ne ha il desiderio. Bella, davvero bella. Posso offrirtene una, Edoardo? Te la sbuccio io con le mie mani. No. Grazie, ma non ne ho voglia adesso. Sai cosa faccio invece? Ne prendo un'arancia, la porto via con me, la metto sul comodino in camera mia e domattina appena sveglio la morderò, mi parrà di mordere le tue labbra. Circe tu sei che mi tramonti in bestia. Bella, bella, davvero bella. Posso? Prego. Sai, questa frutta mi ricorda quella che avevo nella mia tenuta a Montesarchio. Ah, non l'avete più? No. Purtroppo non l'abbiamo più, tutto perduto a causa di mio fratello Rolando. Un cervello sciocco e balordo, tutto dilapidò, il suo, il mio, il gioco, le donne, i cavalli, tutto perduto. Ora altro non mi resta di tutte quelle ricchezze. Riderai, riderai, che questo fischietto lo conservo per ricordo, il fischietto che mi occorreva per radunare la muta dei cani quando si andava alla caccia alla volpe, al cinghiale. Non mi resta che questo. È lo stemma ilibato dei baroni mestri. Ora ti lascio, mia cara. Vado a prendere mio nipote Riccardo, che oggi esce dal collegio definitivamente. Uh-huh. E per condurlo qui non ho avuto neanche il tempo di comprargli un abito borghese. Verrà in divisa. Spero vorrete perdonarlo. Oh, ma sì. E se tutto andrà bene, mia cara, presto anche tu sarai baronessa. Oddio mio, sarà mio cognato. E se ci sorprende a parlare da soli? Ebbene, cosa vuoi che dica? Oh. Ma io sono ancora fanciulla. Andiamo, andiamo, Teresa. Ma io non sono venuto qui per nascondere il nostro colloquio. Ah. Signor barone, scusate, scusate tanto come sono vestita. In modo onorabile siete vestita, signora Luisa. Signor barone, l'onore che ci accordate venendo qua in casa nostra mi fa diventare direi quasi scema. Io non saprò mai se noi siamo all'altezza. Voi che appartenete a una famiglia tanto illustrata, non vi vorrei ricevere in maniera interurbana. Io veramente ero di là, stavo cucinando. Oh, ragù, sugo di ragù. Sì, un poco di sugo di ragù. Si sente nell'aria il profumo della cipolla che cuoce. Vi disturba. Ma no. No, adesso chiudo bene la porta. Ma niente affatto, vi prego. Io paragono il profumo di un buon pranzo a quello di un campo fiorito. In ambedue le conforto, ristoro, salute. Che accostamento poetico. E vostro nipote dov'è? Ah, vado a prenderlo subito. Io ero venuto prima, poi prego. Ah, oh, sì, ho capito, ho capito. Una sorpresa. Una sorpresa? Saprete poi, saprete poi. Arrivederci. Arrivederci. E buon appetito. Buon appetito. A più tardi. Arrivederci. A più tardi. Arrivederci. Arrivederci, barone. Mia, che simpatico, che persona distinta. Un vero signore. È tutto in lui traspare il gentiluomo, l'uomo di classe. Senti, Tere, ma lui ha parlato di una sorpresa. Tu sai di che si tratta? Ah, io non ho capito. Signor De Rosa, basta, mo'. Ah, questa vostra insistenza diventa fastidiosa. Vi ho detto e ripetuto che sono d'accordo. Oh, su tutto, siamo d'accordo su tutto, anche sulla mia provvigione. Su tutta la faccetta. Buongiorno, signore. Buongiorno. E non me lo facete ripetere più, eh. Io sono un commerciante onorato, sapete. Nel quartiere mi conoscono tutti e tengo la parola su. Ah, non lo metto in dubbio, per carità. Ma io non vorrei, prego, signore. Grazie. Lo dicevo, non vorrei ci siano equivoci o malintesi. Io ho i miei impegni, le mie spese e in più, confidenza per confidenza, don Gaetano, io ho 4 figli, una femmina da maritare e 3 maschi disoccupati, insomma, ho le mie responsabilità. Per fortuna, le amicizie altolocate di mia moglie e mie mi consentono la conclusione di matrimoni convenienti, ma non prendo impegni definitivi se i patti non sono chiari. Ma i patti sono chiarissimi, caro Cavaliere De Rosa.
Noi stiamo aspettando solamente il barone per concludere in 4 e 4/8 questo matrimonio. Ah, quella momenti sarà qua. Sì, sì, siamo d'accordo però, quando verrà il barone io non potrò assistere alla cerimonia perché ho un appuntamento importante. State concludendo un altro matrimonio? E questo è il mestiere mio, signora cara. La figlia di Capice, un negoziante di vini, la più piccola, con un nobile siciliano, la ragazza è ricchissima. Il padre sta sfumato di renare. Aspettate, io vorrei sapere una cosa importante, ma oggi in questa casa non si mangia. La tavola non è apparecchiata. Ma se stiamo aspettando il barone con il baroncino? Ma come, proprio a ora di mangiare? Ma non potevate scegliere un momento più adatto? È impossibile! Il barone deve partire oggi alle 3 per affari sempre relativi alla sistemazione del nipote. Non sarebbe stato corretto ricevere due nobili così mentre si stava a pranzo? Bella figura! Per carità! Etichetta, soprattutto etichetta! Ma dimmi una cosa a me, ma a te ti fa proprio piacere che la Claretta sposi un nobile? Ma perché a te non fa piacere? Sì, mi fa piacere, un poco. Perché se oltre che nobile fosse stato pure ricco, sarei stato più contento. L'ideale, l'ho sempre detto, sarebbe stato un commerciante. Uno della nostra stessa condizione, e invece no. Niente, il nubilone tiene un titolo. Faremo l'invito di tutto il quartiere. Nostra figlia diventa una baronessa. Tutte fesserie. Ma come fesserie? Ma tu lo sai o no che c'è gente che un titolo nobiliare lo pagherebbe tesori? Invece a nostra figlia viene dato così, per semplice intercessione del cavaliere del Raus. Per semplice intercessione? Ma la dote chi la porta? Claretta o Riccardo? Claretta, no? E che dote? E a matrimonio concluso, chi sto io, chi sto qua? Cavaliere De Rosa. Sì, vabbè, il Cavaliere De Rosa pretende la provvigione. Abbiamo detto poco fa, siamo messi d'accordo prima, io devo quelle spese. Ma tu ti vuoi convincere, sì o no, che Claretta sposando un nobile cambia completamente condizione sociale? E noi stessi, da semplici borghesi, passiamo a diventare aristocratici. Come se fossimo a parendere un re. Sentite, non diciamo sciocchezze, non facciamo morire la gente. No, qua non dobbiamo fare confusioni. Aristocratici sì, parenti del re no. Quella è un'altra tariffa. Comunque, quello che è certo è che i Castelfusillo sono una schiatta di nobiltà antichissima. Risalgono alle crociate. È sangue blu della più bella acqua, come si dice. E che vi portavo qua due bastardielli? Quelli sono di razza purissima, si vede anche dalle orecchie. Ma che suo cane? No, voglio dire, si vede dalle orecchie, dai tratti nobili del viso, dal profilo aristocratico. E poi i documenti parlano chiaro. Nobiltà antichissima. Beh, io vado, ci vediamo domani, signore. Dunque, dai, state tranquillo. Il partito che vi ho proposto è di nobiltà garantita e farà la fortuna di vostra figlia. Dunque, stavamo dicendo, un anticipo per la percentuale mia me lo volete dare? No, non me lo volete dare, vabbè. Dopo, non voglio insistere. A nozze concluse, nuovamente. Oh, mi raccomando, quando viene il barone e il baroncino, guardate le orecchie. Che bella razza, mamma mia. Badate che quando saranno qui dovremmo offrire qualcosa, non facciamo brutte figure. Sì, offriremo un vermutino, qualche dolcino. Ma poi si sa, i nobili sono di poco appetito. Signor, scusate, le signorine sono tornate. Mettiti a posto quel grembiule, lo porti come uno straccio vecchio. E mettiti a posto i guanti e la crestina. Sempre le stesse cose, mille volte che te lo dico, vattene, io ti licenzio. Mi stai vedendo? Si vede. Questo è da licenziare. Se ne deve andare. Eccoti di ritorno. Non siamo in ritardo, è vero? Buongiorno, papà. Buongiorno. Visto? Subito dopo la messa ve l'ho riaccompagnata a casa. Ah, voi siete troppo gentile, signora Emilia. E io vi ringrazio per il disturbo che vi pigliate tutte le domeniche. Ma ci mancherebbe altro. Abitiamo nello stesso palazzo, ma che fastidio volete che sia? Anzi, è una buona occasione per farci un salutino di persona almeno una volta alla settimana. Oh, vedervi è sempre una gioia. Grazie. Vostro marito sta bene, sì? Bene, grazie. Questo deve essere il barone! Lo sento dall'odore! Ha un profumo addosso di muschio personalissimo, quanto mi piace! Partite! Favorite! Fuori ci sta quello là che vuole entrare! Il barone con il nipote! Uè, a buio, potete darti! Cammina! E che fanno?
la devo licenziare. Ah, che figura, che figura! Un gioioso saluto a tutti! Caro signor Barone, lieta di rivedervi! E io di risentire il vostro delizioso profumo, madame. Le signorine, non ho il piacere. Ah, la signorina si chiama Dorina, è un'amica di Clara e abita nel palazzo. Quello è Rulo. La sorella l'anno scorso si è insorata niente di meno che col marchese Pigliabene. Oh, perbacco. La signora Carnale. Carnale? Sì, madame. Je suis très content de faire votre connaissance. Vous parlez français? No, mi dispiace, non parlo francese. Ah, perdonate, volevo dire che sono ben lieto di fare la vostra conoscenza. Edoardo Bassi, dei baroni mesti di Castelfusillo.